bella giornata, non solo perché c'è il sole, non c'è il maestrale di ieri sera. Non aggiungo e non ripeto quello che abbiamo già sentito. Certo, da Ministro, e su questo stiamo lavorando, fa specie che il progetto definitivo, che definitivo è un aggettivo che in italiano ha un significato non interpretabile, il progetto definitivo è del maggio 2003. Se dopo 21 anni stiamo festeggiando la fine di un iter che fu definitivamente approvato 21 anni prima, c'è qualcosa che nella normativa non torna, perché l'autostrada del sole è stata fatta in 8 anni. Quindi qua in 21 anni forse riusciamo a, anzi non forse, tolgo il forse, sicuramente dopo 21 anni colleghiamo Sassa di Conanghiero e i nostri genitori per 800 km ci hanno messo meno della metà del tempo. Però conto che con le nuove norme, il codice degli appalti, le semplificazioni non ci siano più lungaggini di questo tipo. Avere la deadline, quelli giornalisti chiedevano quando, se entro febbraio di quest'anno c'è la dedicazione dall'impresa, penso che questo sia un passaggio irrevocabile e definitivo, sì. Io ringrazio Anna, sempre, che in questi 15 mesi da nord a sud sto trovando una realtà dinamica, concreta, eccezionale, che ogni tanto qualcuno cerca di tirare in ballo sull'agone politico, mediatico, giudiziario. Invece sono orgoglioso perché ci sono delle professionalità eccellenti. Stavo messaggiando questa mattina con l'amministratore delegato per un cantiere in Val Trompia, nella mia Lombardia. Sono contento che il 2023 abbia visto come investimenti in Nord Sardegna il record italiano. Vado a memoria, ci sono 5 miliardi di euro in fase di programmazione ANAS solo sulla regione Sardegna, fra manutenzione, nuove opere, progettazioni. Quindi ho conto che la Sardegna possa avere, dal punto di vista dei collegamenti, della velocità, delle infrastrutture, un rinascimento in questi 5 anni che non ha vissuto negli ultimi decenni. Ovviamente saranno in servizio permanente effettivo i professionisti del no, quelli dei ricorsi, dei controricorsi, quelli del non si può, non si fa, la strada non serve, non allarghiamo il porto, non tocchiamo l'aeroporto, attenzione al pesciolino e al fiorellino. Io adoro pesciolini e fiorellini, ma in un contesto dove l'essere umano ha il diritto di vivere, prosperare e lavorare. E quindi conto che la tabella di marcia venga assolutamente rispettata. Sono contento, ovviamente oggi è una giornata a cui arriviamo per merito di tanti, non c'è nessuno che è l'unico patrono. Sicuramente aver trovato i soldi l'anno scorso dopo 20 anni è fondamentale, perché di progetti approvati, presentati e strombazzati sulla stampa se ne contano a bizzeffe, quando non ci sono i quattrini necessari per farla quell'opera, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Quindi 20 anni per arrivare al finanziamento definitivo, non è la prima volta e non sarà l'ultima volta che ripasserò da Alghero. Sono probabilmente l'unico milanese che non viene ad Alghero in vacanza, ma ci viene con gioia per lavoro, perché è la mia professione. C'è il tema dei vigili del fuoco, non solo ad Alghero, c'è a Sassari, c'è a Cagliari, e quindi stiamo lavorando col provveditorato alle opere pubbliche. Anche qui ho trovato una situazione abbastanza originale dei provveditorati, nel senso che la competenza della Sardegna è del provveditore del Lazio. Quindi è chiaro che magari una riflessione sulla specificità e sull'autonomia della terra sarda la stiamo facendo. Come sto ragionando, ho fatto l'incontro 15 giorni fa con le motorizzazioni, perché ci sono tempi non accettabili per il 2024 delle revisioni di mezzi pesanti e di veicoli leggeri da parte delle motorizzazioni sarde. Quindi stiamo ragionando su come incrementare il personale. Insomma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un mondo. Stamattina ero a Sassari, la prossima volta a Sassari andrò a visitare anche quello che stiamo finanziando come Ministero per il recupero quartiere di alloggi popolari nel centro della città. Certo, coincide essere un centro della città frequentato da sassaresi e non presidiato dalla mafia nigeriana,
paio di maniche di cui ragiono con collega all'interno, con collega alla difesa, perché sono andato a rendere omaggio, ad ascoltare, a ringraziare gli uomini della Brigata Sassari, avere, vedo il prefetto, sa di cosa stiamo parlando, avere più di 1000 ragazzi che portano sicurezza, benessere, pace, non in Italia ma nel mondo, dal Libano all'Afghanistan, all'Iraq, e avere a 500 metri una porzione di città non fruibile liberamente dagli italiani e dagli stranieri per bene è una cosa di inaccettabile nell'anno del Signore 2024. Avere una porzione di città che è luogo di spaccio, è centrale di spaccio e di prostituzione nel cuore di una realtà straordinaria come la Sassarese è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Quindi con le buone maniere, perché noi siamo persone educate, però l'obiettivo è di sradicare questa mala pianta, questo cancro che negli ultimi anni ha soppiantato le persone sarde e non sarde che vivevano. Ho avuto la fortuna di parlare con questo commerciante che da 50 anni resiste ed è l'ultimo negozio, è l'ultima luce in quella via fra una serie di saracinesche abbandonate. Questo lo dico perché ovviamente fa parte del mio lavoro progettare nuove infrastrutture stradali, ferroviarie, penso a Nuoro, la gestione della continuità territoriale degli aeroporti, poi vado a Porto Torres in capitaneria di porto, quindi però è chiaro che le città devono essere accese, sicure, per tutti, il giorno e di sera. Ringrazio Michele perché invece di farmi alloggiare ieri sera nel Ben 5 Stelle ad Alghero mi ha portato nel centro di Sassari, dove diciamo arrivare verso le 11 da cinquantenne, bello robusto, con adeguato accompagnamento, è stato interessante. Quindi, però scherzi a parte, il problema non è il ministro Salvini che va e viene, il problema è quella signora che ci ha accompagnato questa mattina nel sopralluogo dei vicoli, che ha un appartamento di 50 metri quadri che non riesce a vendere da anni anche a meno di 1000 euro al mese. Quindi vuol dire che c'è un problema. Di centro Sassari c'è un problema. Detto questo, grazie. Grazie perché la giornata di oggi è il coronamento del lavoro di tanti e grazie a chi non ha mai mollato, perché dopo 20 anni, ripeto, stessimo parlando dell'autostrada del sole, sarebbe un conto, il collegamento Sassari-Alghero è sì ambizioso. Io ho imparato la prima volta che ho fatto la conferenza stampa con ANAS, e qua lo dico per qualcuno che magari non è addetto ai lavori, ho sentito anche io parlare di opere d'arte. E io, approcciandomi da prima di fare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le opere d'arte le andavo a cercare al museo. Mentre invece ponti, viadotti, varianti, svincoli, gallerie sono effettivamente opere d'arte, non solo in gergo tecnico, ma perché effettivamente è qualcosa di assolutamente unico e importante. Una buona parte del budget di cui parlavamo è in manutenzione, ovviamente sono fondamentali le nuove opere. Poi siccome noi abbiamo, penso alla rete autostradale, quindi esco dalla Sardegna, opere che risalgono agli anni 60 e 70, diciamo che quei manufatti un'occhiata, un controllo, una programmazione, una manutenzione la devono avere. Quindi vi ringrazio perché ovviamente la politica si divida su altri fronti, però sull'infrastrutturazione, sulla modernizzazione, sulla messa in sicurezza del paese è assolutamente fondamentale che la politica si unisca. È qualcosa che però venendo e mi taccio veramente, non è una mia diretta competenza, ma avete capito che per come sono fatto cerco di risolvere i problemi che incontro. Un'altra cosa che è assolutamente inaccettabile, e l'ho vissuto prima cercando di lavorare col ministero fra Sassari e Alghero, è la mancanza di connessione, di copertura telefonica. Non puoi competere ad armi pari con le altre regioni italiane ed europee se non nel cuore della Sardegna, in Barbagia o avvicinandoti al Gennargentu, ma se nel tratto stradale fra Sassari e Alghero per metà del tempo non riesci a fare una telefonata e non riesci a connetterti con la rete. Quindi anche qua, come nel centro storico, parlerò con i colleghi all'interno e alla difesa, parlerò col collega che si occupa di innovazione di telecomunicazioni. È chiaro che con una compagnia telefonica magari è più redditizio operare in centro a Milano, in centro a Roma, in centro a Torino, a Palermo, però
pubblici che devono essere pubblici per tutti, non è possibile che ci siano le infrastrutture immateriali che in buona parte della Sardegna non siano a livello dell'Italia America nel 2024. Quindi mi si chiedeva qualcosa, penso che ci occuperemo di più fattori e quindi la prossima volta conto di arrivare con ulteriori risposte positive per l'Ero e per la comunità del nostro Sardegna. Grazie e buon lavoro.